inizio alla grande per l'estate di Piane di Mocogno, località dell'Appennino modenese, dove la bella stagione è sinonimo di sport, benessere e relax. La località si raggiunge velocemente dalla Toscana con la statale 12, attraversando il Passo dell'Abetone e proseguendo poi verso Pieve Pelago. Numerose le vie d'accesso dall'Emilia, via Maranello Pavullo, via Sassuolo Palagano, oppure attraverso la Nuova Estense e la statale ai Giardini, o ancora percorrendo la statale 12. Tanti domenica scorsa, 4 luglio, hanno apprezzato l'aria fresca di montagna in occasione del raduno degli alpini che, dopo la rituale cerimonia del corpo, hanno allestito un grande pranzo aperto a tutti. Abbiamo dovuto mandare via un sacco di persone perché non c'era posto sufficiente per tutti. Perché? Perché la gente si fida degli alpini e sta bene con gli alpini. Stamattina noi abbiamo fatto una nostra cerimonia come nostra consuetudine. Qua gli alpini hanno edificato una chiesetta più di 40 anni fa e ogni anno ci ritroviamo, è uno dei tre appuntamenti sezionali più importanti dell'anno e io mi auguro che questa cosa che abbiamo noi alpini di saper coinvolgere la cittadinanza, siamo accanto alle istituzioni, ci onorano sempre della loro presenza il sindaco e le altre varie autorità, continui, perché noi alpini, io mi penso di poter affermare, siamo una cosa importante di questo paese, lo dimostra quello che abbiamo fatto l'anno scorso in Abruzzo e quello che cerchiamo di fare quando c'è bisogno per la comunità, per le nostre popolazioni. Una stagione estiva cominciata dunque sotto i migliori auspici e che proseguirà con tante iniziative e attività, grazie anche alla pista di snowtubing, a una parete per arrampicata adatta a ogni livello e a uno splendido baby park per bambini e famiglie. Con oggi 4 luglio direi che inizia per noi l'estate e speriamo che sia di buon profigo come la giornata di oggi. Abbiamo aperto tutti i campi giochi, la pista dello snowtubing, la parete, il tiro con l'arco che è per noi la novità, diciamo, dell'estate 2010. In più abbiamo sempre i corsi di nordic, di trekking, di mountain bike e anche qualcosa con i quad. Questo per noi è uno dei più bei altopiani che abbiamo sicuramente in regione. Siamo dai 1300 ai 1600 metri, però quota 1300 metri abbiamo proprio un altopiano per una lunghezza circa di 1 chilometro. Diventiamo un paese, anche se una frazione piccolissima, del nostro comune di Lama Mocogno, perché come abitanti veri e propri non superiamo le 20 unità, però abbiamo circa 500 seconde case più altri appartamenti e nel periodo estivo diventiamo un paese. Per tutto il periodo estivo la località sarà sede di molte iniziative, tra cui corsi di Nordic Walking, Mountain Bike e arrampicata, e con un ricco programma di eventi. Iniziamo con venerdì prossimo, dove avremo i campionati italiani di cani da Segugio. L'anno scorso avevamo fatto i campionati regionali, quest'anno è stata estesa a un campionato italiano. Manifestazione molto bella perché vengono un po' tutti i calciatori, cinofili d'Italia che diciamo mollano questi cani all'inseguimento delle lepri. Poi proseguendo abbiamo delle serate a tema tra piano bar e concerti all'aperto e anche a chiuso. Avremo dei corsi, che è un po' la novità anche quest'anno, di decoupage, di cucito, di teatro per bambini, perché noi ci stiamo sempre orientando più su famiglie con bambini. Altra bella manifestazione che c'è per Ferragosto, perché c'è una bellissima fiera. Avremo una giornata intera insieme alle Valli del Cimone sul discorso di mountain bike, campo prova, istruzione con istruttori qualificati. Avremo una giornata dove proveremo i nuovi sci d'erba che sono usciti quest'anno, li hanno presentati alla fiera di Bolzano, e questo che vedete alle nostre spalle è un terreno che si adatta moltissimo allo sci d'erba. In più a settembre avremo i campionati italiani orienteering mountain bike. Questa è una delle poche zone nella nostra regione dove ci sono delle cartografie di orienteering fisse
dove scuole, gruppi, in passato abbiamo anche fatto i campionati italiani, vengono e iniziano questa attività che è molto molto bella. Un'estate tutta da scoprire e da assaporare quindi alle Piane di Mocogno, per vivere una montagna bellissima non soltanto da un punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo culturale e gastronomico.